Oggi parliamo di un oggetto molto particolare, il Magira. Questo oggetto è stato utilizzato dalle popolazioni di varie parti del mondo, diciamo dal vicino Oriente fino all'estremo Oriente, ovviamente con il nome cambiato in base a dove veniva utilizzato. Essenzialmente si tratta di un mezzo tubo, come potete vedere, il quale permette a delle frecce apposite di poter scorrere all'interno e di poter viaggiare a maggiore velocità e a maggiore distanza. È un accessorio che può essere utilizzato esclusivamente con il tiro col pollice, ma permette sicuramente prestazioni nettamente maggiori ad un tiro normale. Le frecce utilizzate in italiano vengono chiamate mosche, in altre lingue non me ne vogliate, ma non conosco il nome. Essenzialmente hanno una misura di circa 30 o 40 centimetri. E in passato potevano essere rotte le proprie frecce, preparate delle frecce apposta o riutilizzate magari anche quelle degli avversari, rompendole o prendendo proprio quelle più corte, modificando quelle da balestra, magari all'occorrenza, e tirandole di nuovo indietro. Non era un accessorio da utilizzare nella mischia stretta, perché ovviamente non è di facile caricamento. Era principalmente un accessorio utilizzato sulla lunga distanza, perché questo tipo di frecce riuscivano a raddoppiare la gittata, mantenendo comunque l'avversario sempre a distanza e ovviamente sempre impegnato a difendersi. Era utilizzato esclusivamente dalla fanteria, poiché per la cavalleria sarebbe stato comunque difficile montare la freccia a cavallo, riuscire a prendere la mira e tirare. Per cui è un attrezzo destinato esclusivamente alla fanteria. Però bando alle ciance e vediamo come funziona. Per questa prova, questa volta utilizzeremo un arco ricurvo in tasso, ricoperto in pelle, molto molto leggero, ma che però può resistere all'estrema leggerezza delle mosche. Come vedete non è un accessorio facile da caricare, è comunque molto lento da caricare, ma come avete visto la velocità della freccia è nettamente maggiore a, per esempio, una freccia normale tirata. Avete notato già la differenza di velocità senza utilizzare cronografo o altro. La precisione di questo attrezzo comunque non è bassa. Per quale motivo? Perché noi nel momento in cui andiamo a mirare dobbiamo esclusivamente sostituire la freccia a lui. Quindi il punto di collimazione alla fine sarà sempre lo stesso. Come potete vedere, anche i sistemi di caricamento possono essere diversi. Utilizzando la freccia o dentro il Magira, oppure direttamente montata sull'arco. Adesso facciamo un'ulteriore prova con un altro arco ancora più leggero di questo, 10 libbre, quindi veramente un arco molto tranquillo, fatto in rattan, quindi proprio un arco di materiale non proprio nobile, insomma. Un arco il quale si sta anche rompendo, come potete vedere, da circa una decina di libbre, quindi io riesco tranquillamente a piegarlo con un braccio. E andremo a fare la prova, vediamo proprio il test di velocità con una freccia normale. Attualmente qui non abbiamo il cronografo per misurare la velocità, quindi dobbiamo per forza fidarci dell'occhio. Come avete potuto notare, la differenza di velocità c'è stata, però, come potete vedere, la funzione di questo attrezzo è comunque molto importante. Un attrezzo del genere messo in mano a un arciere esperto significava
comunque andare incontro a molte più probabilità di morire, perché, come vi dicevo prima, la gittata della freccia era raddoppiata, la velocità della freccia è raddoppiata, per cui ovviamente mano a mano che gli avversari tendevano ad avvicinarsi, comunque venivano sfoltiti sempre di più, per cui il pericolo era decisamente maggiore. Bene, anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, condividi, metti like, iscriviti al nostro canale. Un grazie e alla prossima!